Hola Gringos, salve a tutti e ben ritrovati su Mucchio TV. Questa è la terza puntata di Posta Selvaggia, che oggi è un attimino più frizzantina perché ho ricevuto dei messaggi davvero interessanti che riguardano consigli d'amore a cui voglio rispondere, voglio provare a rispondere, perché fondamentalmente mi potete fare un po' tutte le tipo di domande. Vi ricordo che per partecipare basta mandare un messaggio in DM sull'account Instagram del Mucchio Selvaggio, Mucchio Selvaggio ufficiale, lo vedete in sovraimpressione, e scrivete hashtag posta selvaggia, mi fate la domanda e successivamente mi scrivete se eventualmente volete apparire con il vostro nome o nick oppure no. Cominciamo subito con questa prima domanda, che è appunto di un anonimo, e mi dice: ciao VG, volevo chiederti un consiglio con una ragazza. Lei sta uscendo da un rapporto con un altro ragazzo con cui convive da quasi un anno e si sta vedendo con me da un po', ma nonostante il bene che gli vuole non è più innamorata, perché lui, nonostante sia un bravo ragazzo, non ha più rapporti con lei e si parlano poco. Lei dice che lo vuole lasciare e mi chiede tempo. Come credi che dovrei comportarmi? Allora, questa è una situazione un po' complicatina, nel senso che lei è stata abbastanza chiara, quindi partiamo da questo presupposto. Tu ti stai vedendo con lei da un po' e sicuramente, se mi hai scritto sta cosa, sarai già, non dico innamorato, ma comunque appassionato di questa storia. C'è da dire che, per come la vedo io, lei sicuramente si lascerà con lui, perché un rapporto del genere non si può basare sul bene, soprattutto se sono ragazzi molto giovani. Non so, non mi hai scritto l'età, ma immagino tu sia giovane, ok? Quindi il consiglio che ti posso dare io è che, se ti fa soffrire questa situazione, tu spiegalo a lei e eventualmente la lasci perdere. Se invece non sei troppo coinvolto, ma ti piace lei, dalle un po' di tempo, perché è giusto che lei si prenda un po' di tempo, anche se la situazione non è proprio l'ideale, ok? Quindi dalle un po' di tempo e vedi che cosa succede. Non essere oppressivo, parla con lei, sii comprensivo e soprattutto non ti incazzare, perché è stata chiara con te. Tu hai accettato questa situazione, quindi mo te la prendi così come viene, senza incazzarti. Quindi non mettergli fretta, ok? Poi mi fai sapere magari in privato. Passiamo alla prossima domanda, che è di un altro... questo penso sia una ragazza, perché è ancora anonima e mi scrive: posta selvaggia, il mio ragazzo con cui sto insieme da circa 6 mesi da un po' di tempo mi trascura e si comporta male. Ultimamente ha perso il lavoro ed è sempre nervoso e spesso mi risponde male, anche se io cerco sempre di essere disponibile. Lo voglio bene e ne sono innamorata, ma non posso più sopportare il suo comportamento. Dovrei lasciarlo? Allora, tu scrivi che tu ne sei innamorata, ma lui, quando si comporta così, sei davvero convinta che lui sia innamorata di te? Si è innamorato di te, perché se si comporta in questo modo strafottente, voglio dire, ti dà troppo per scontata, quindi tu ti comporti un po' troppo bene nei suoi confronti, gli lasci passare troppe cose, oppure semplicemente uno che sta sfruttando la situazione. Io ti inviterei a dare meno attenzione a lui, perché se lui si comporta così, tu semplicemente fregatene pure un poco tu. Lo so che è difficile, però in queste situazioni bisogna un attimino vedere la situazione e comportarsi di conseguenza. Quindi non lasciarlo, ovviamente, perché lasciarlo è proprio l'ultima spiaggia, ma fagli capire che pure tu sei importante, che lui non ti dia per scontato, ok? Anche tu scrivimi, sono curioso di sapere come vanno a finire queste storie, magari i miei consigli possono servire a qualcosa. Bene, queste erano 2 domande solamente per questa posta selvaggia, andiamo avanti, però ho voluto chiamare proprio così il video con questo tema perché era abbastanza curioso. Prossimo mi scrive da invece YouTube, uno dei commenti, Gamer Critico God, che mi dice: secondo me la Rockstar dovrebbe pubblicare in prima battuta solo sul suo sito all'ultimo momento e successivamente su YouTube. In questo modo il problema di spoiler si annulla o quasi.
Riguardo i media di settore, ai content creator dovrebbero firmare un accordo di riservatezza con multe salatissime. Io la penso così. Ad ogni modo, l'ho sempre grande VG numero uno in Italia come notizie di Rockstar Games. Grazie mille, Game Critico. Per quanto mi riguarda, sì, potrebbe essere una soluzione papabile, almeno a livello teorico, ma poi vai a vedere se non ci sono accordi o qualche altra cosa. Questa ovviamente è la risposta che mi scrive su uno degli ultimi video che ho fatto, dove si paventava l'opportunità che il secondo trailer potesse non uscire su YouTube. E beh, questa potrebbe essere effettivamente una soluzione, però staremo a vedere. Per quanto mi riguarda potrebbe essere una soluzione. Prossima domanda è di Jaff, sì, non penso di sbagliare, mi scrive da Instagram. La scena che ti ha colpito di più del trailer di GTA 6. Allora, io più che di scene in sé, io sono stato colpito principalmente dalla dinamica degli NPC che si vedono su schermo. Se quello che si è visto su schermo effettivamente poi sarà qualcosa che vedremo in gioco, qua si parla davvero di rivoluzione. Quindi diciamo che nel contesto totale quello che mi ha colpito di più sono appunto il comportamento degli NPC e magari pure l'intelligenza artificiale, se quei movimenti saranno così coerenti anche in game. Grazie della domanda, Jaff. Andiamo avanti. Mi scrive... anzi no, questo è un commento di YouTube di AshCandy1337 che scrive: a mio avviso Alcide è un personaggio scritto benissimo, interpretato magistralmente, riesce a rendere credibile e verosimile anche un pazzo del genere. Davvero complimenti. Sicuramente il motivo principale per cui ho visto la serie intera svariate volte. Questo è davvero un bel complimento, probabilmente è riferito al video che parlo, dove parlo appunto di YouTube Money. Ho fatto un vlog dove parlo appunto di questa mia esperienza nella quarta stagione di YouTube Money. C'è il mio personaggio appunto che si chiama Alcide e ci sarà anche in questa serie qui, nella quarta stagione appunto. Quindi grazie tanto, sono davvero felice che apprezzi la mia recitazione, è vero. Andiamo avanti. Io penso che questo è un altro messaggio anonimo, perché mi viene sempre da Instagram. Ciao VG, spero metti nel video la mia domanda. Volevo sapere qualche anticipazione su YouTube Money 4. Vabbè, ancora. Ad esempio, se ce ne saranno nuovi personaggi e quando esce. Allora, ovviamente non ti posso assolutamente spoilerare, perché sennò mi picchierebbero sia i QDSS, ma pure quelli che la guardano. Quindi ti dico semplicemente sì. Ci saranno nuovi personaggi e a mio giudizio questa qua sarà la stagione più bella di tutte, perché a livello tecnico davvero diciamo ci sono stati passi da gigante. Ma e per quanto riguarda invece la data di uscita, sinceramente io non lo so, posso solo dirvi che a settembre ci sarà la prima in un cinema che ancora non so qual è, che hanno affittato appunto i QDSS. Penso che sia pure parte del crowdfunding, quindi chi ha donato sicuramente, se viene, ci vediamo lì e potremo salutarci. Grazie di questa domanda, grazie della stima. Andiamo avanti. Di Gabriele 1994, un commento da YouTube, dal canale YouTube. Lo dico da mesi, il secondo trailer arriverà al raggiungimento delle 200 milioni di visualizzazioni al primo trailer. Fino ad ora ha azzeccato l'anno di uscita, seconda metà del 2025. Gabriele, se sarà così, io ora ho fatto il video, l'ho registrato, quindi poi vedremo. Se non è così, paghi pegno, poi lo decideremo. Grazie del commento. Andiamo avanti. Sempre su Instagram c'è un messaggio di Salmar che dice: sono Salmar 73, dove 73 appunto è l'anno di nascita, quindi pensate, ci sono pure persone adulte che mi seguono, che mi dice: ti volevo chiedere quando tornerai live in gaming e che titolo vorresti portare oltre a Red Dead. Vabbè, sicuramente quando uscirà, voglio dire, GTA 6, sono sicuro che ci farò qualche live. Non so se farò un walkthrough completo, perché
sinceramente lo faranno in tanti. E fare un walkthrough per un vero appassionato significa pure limitarsi un attimo l'esperienza, no? Perché poi tu lo devi un attimo sintetizzare, non è che ti metti a cazzeggiare come faresti in un gioco normale. Quindi sicuramente farò qualche video, non so se farò il walkthrough. Oltre a Red Dead, non lo so, sinceramente non lo so. Io gioco a dei giochi, però non so se possono interessare. Però potrebbe essere comunque un momento per farci due chiacchiere, magari. Il problema principale è che se faccio lo streaming e ci stanno 5, 6 persone, 10 persone, non ne vale la pena. Ok, quindi farò qualche prova. Se le persone sono poche, ovviamente non continuerò, quello è il problema principale, diciamo. Va bene, questa di Salmar, che ringrazio, era l'ultima domanda. Io quindi vi, se volete partecipare, potete mandare un DM sempre su Instagram, hashtag posta selvaggia, vostro messaggio, e poi eventualmente se volete comparire oppure no. Questo era tutto, noi ci vediamo la prossima volta, sempre qui su Mucchio TV. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out.